Non voglio di, ma lo devo di. Non lo voglio di, ma lo devo di. Non lo voglio di, ma lo devo di. Oggi è il giorno dopo di. Non lo voglio di, ma lo devo di. Di Broto, come si chiama? Anzi, no, non è vero. Non devo fare così perché devo dargli rispetto. Cioè, non, è brutto lo che sta a fare. Sta in giro. Però, veramente, sarebbe stata una cosa antisportiva. Visto che comunque, da ieri hanno fatto una partita che però non è storica. Rimarrà sempre storica. Quindi, non è giusto che io mi metta a prendere per il culo perché rosicherei ancora il triplo. Ed è giusto che io dica il nome completo perché bisogna dare anche i giusti meriti per una figura di merda che ha fatto la Roma. Quindi, oggi giorno dopo di Bodo Glimt Roma, 6 a, questo non voglio dire, non lo dico, e ho visto tante cose in giro, tante cose in giro, e adesso ve ne parlo. Voglio smontare tutto. Voglio partire proprio al succo. José Mourinho, perché tanto ho visto i commenti, ah, José Mourinho è finito, era meglio Fonseca. Ragazzi, chi dice queste frasi di carcio non ci capisce niente. Niente! Cioè non è che ci stanno argomentazioni, opinioni, niente! Perché dà solamente un giudizio, un parere, sì, personale, non oggettivo, ma soggettivo, che è dettato dal proprio pregiudizio nei confronti di José Mourinho e la Roma. Ed è una cosa ingiusta se si vuole parlare di calcio, perché ieri è stato un test proprio palese, e Mourinho l'ha detto senza filtri in conferenza stampa, non l'ha mandato a dire, anzi, per me oggi ha preso a cucchiarellate tutte sul culetto, eh? Spero che però abbia... fatto piano con Kumbulla perché altrimenti già è storto le sue in difesa, tira pure le pacche lì è finita, apre ancora di più le gambe, proprio non ci sta più trippa per gatti. E prende ha detto perché, adesso smettete giornalisti, ma la stessa domanda, come mai? E qui anche a noi ci ha fatto un dubbio perché anche io ero tra quelli che diceva, ma perché non gioca mai Borja Mayoral? Ma perché non gioca mai Villar? Ma perché non gioca mai Kumbulla? Ma perché preferisce Vigna che a me fa cagare e preferisce lui a Calafiori? Ecco, perché sono un branco di pippe. Questa è la verità. E questa è stata la risposta. Io dicevo, ma perché non giocano mai? Perché gioca sempre con i soliti giocatori? Io proprio durante Juve-Roma, io stavo a dire, ma perché non fai cambi? Perché siamo all'ottantesimo e ancora non ha fatto cambi, solamente l'infortunato ha tolto? Come mai? Come mai i cambi li fa sempre verso la fine? Ecco. Perché abbiamo una squadra di pippe, abbiamo una seconda squadra che può prendere 6 pere da una squadra norvegese che si allena a pescare i salmoni, abbiamo preso 6 pere da loro e questa è la motivazione più plausibile. Abbiamo una seconda squadra che io pensavo fosse più forte fondamentalmente, ma che si è rivelata una squadra che da manco la Serie D, in quarta categoria, farebbero riserve. Reynolds, non so che cosa ci fa nel mondo del calcio. Ma io faccio più skill, più al campetto sotto casa mia, sono più forte di Reynolds come terzino. Mi sento più a mio agio in campo rispetto a lui. Kumbulla che in difesa non so che c'aveva. C'aveva pure del Covid, perché forse quelli non erano tamponati, che potevo dire? Erano dei Novax quelli, che ne so io. E quindi loro siamo a distanza, non ci andiamo troppo vicino. Prendiamo il contrasto delicatino. Cioè, non è così che si affronta la partita. Non è così che si gioca proprio a pallone. Se resta più aggressivo io. Ma non sto a scherzare. Ve lo giuro sulla mia vita mia. Ve lo giuro sulla mia vita, porca miseria. E subito gente che attacca Mourinho. Ho capito. E uno dice troppo turnover. È facile a parlare dopo. Uno c'ha una seconda squadra. C'ha delle riserve. Ed è giusto che questa partita la giocavano loro. Ma che fossero così scandalosi non se l'aspettava nessuno. E Mourinho ha fatto bene a essere diretto e non a dire, ah, io c'ho due squadre, siamo tutti forti, siamo tutti. Non è che devi fare l'ipocrita e il falso. Io ho solamente 13 giocatori e gli altri 12 sono un branco di rifugiati che succhia stipendi. Ma è palese quello che ha detto. Ma che può farvi? Mica può far giocare. Essenzialmente sempre dei soliti 13 giocatori perché questi stirano a una certa, se fanno male non rendono più al massimo. Questo è un chiaro segnale a Thiago Pinto che a gennaio tocca andare a prendere le riserve. Bene, l'estate siamo fatti titolari. Ok, ma a gennaio dobbiamo fare riserve perché se no non andiamo da nessuna parte perché gli 11 titolari che per me sono molto forti perché la Roma titolare non ha, cioè la Roma di Mourinho con i giocatori di Mourinho che vuole Mourinho in campo ha dato sempre l'anima. Contro Juve e Lazio, anche se abbiamo perso, abbiamo dato l'anima. Abbiamo lottato fino alla fine, non ci siamo mai arresi. Questa è la Roma, ma tu devi avere anche delle riserve che non hai, che non hanno l'atteggiamento di José Mourinho, di una squadra di José Mourinho, che non sono in grado di avere un allenatore come José Mourinho, perché sono un branco di pippe. E quindi, questo chiaro segnale, Mourinho ha detto proprio così: non gli fanno più le stesse domande. Se giocano sempre gli stessi, se non do fiducia a quello e quello e quell'altro, è perché evidentemente non se la meritano. Perché quando ho dato fiducia, ho rifatto partita scandalo. E non dico che dovete vincere perché l'alibi del tempo, del campo sintetico, regge solamente se vuoi trovare un alibi a una sconfitta normale, un pareggio.
Ma se tu vai a perdere 6-1, non c'è sta scusa che regga. Non ci stanno torti abilitali. Non ci stanno campi piccioni, gatti e cani invasivi. Cioè, non ci stanno proprio scuse. Hai fatto una figura scandalosa, una figura di merda. E questo va detto proprio con un cartellone. Non ci stanno scuse, punto. Meglio Fonseca. Sì. No, meglio Fonseca, perché Fonseca non ha fatto figuraccia, ho letto commenti, Fonseca sa ride, e beh, rideste su sta ceppola, perché Fonseca che mi fa 6 sostituzioni, che mi fa giocare a Diawara che non era inserito, che mi fa a perdere con Spezia in Coppa Italia, non è che ha fatto una figura migliore, eh? E poi pure Fonseca ha preso l'imbarcata l'anno scorso, quindi non è che siamo di qua a fesserie, eh? Con gli United, mica me lo dimentico, quindi fateste poco a ride Fonseca, non penso che stia ridendo, però... Per rispondere giusto alle vostre considerazioni, ho letto commenti di voi Juventini che è stato preso a male. Che se io parlo di una partita, dovete commentare quella. Che mi venite a dire? Colpa di Orsato. Orsato. Ma che uno, anche se fosse giusto, non avrebbe senso. Perché il dato di fatto è che Orsato la partita con la Roma l'ha toppata, l'ha compromessa, e non c'è sta nessun legame con quella partita di oggi. Quindi non è che fate simpatici, a colpa di Orsato, non c'entra una mazza. Non c'entra una mazza. Ma proprio zero. Come dicevi, fratellino, zero carbonella. No, questo dice ragazza mia. Lui che dice cavoletti fritti. Vabbè, ho confuso i proverbi familiari. Quindi, cioè, non, è proprio fuori luogo. Non ha una base da considerare come opinione. Orsato, così va imparate. Ma che scelta? Sono due partite diverse, due partite assieme. Orsato ha fatto schifo con il Juve Roma. Questa è un'altra partita. La Roma ha fatto la più scandalosa e non ci deve stare nessun legame alla partita precedente. Forse purtroppo ci sarà troppo pensiero verso la prossima contro il Napoli. E quindi non andiamo a dire anche dal Napoli abbiamo le pappine, perché col Napoli non giocano sti scarpari, giocano le persone titolari. Però, vabbè, questo è tutto. Quindi Mancini aveva predetto tutto il giorno prima. Siamo qui perché abbiamo fatto la stagione scandalosa. E io voglio fare un appello. E condividete lo sto appello. Cara società AS Roma, non sto qui a darle colpe a voi. Non do la colpa né alla società, né alla dirigenza, né al presidente, né all'allenatore. Do la colpa a questi branco di incapaci che sono scesi ieri in campo. E quindi, che questi ultimi, o voi stessi, facciate un sacrificio come hanno fatto il sacrificio i tifosi della Roma che sono stati presenti ieri in Norvegia. Magari prendendosi un giorno di ferie, i permessi, spendendo cifra per lo stadio e per il viaggio, stavano al gelo, che non hanno mai smesso di cantare. Io pretendo e ho la pretesa di richiedere che vengano rimborsati di tutto. Perché sta figura, non dici, vabbè, non è che se ogni volta uno perde deve essere rimborsato, no. Ma dopo la partita di ieri, per la partita di ieri, io perlomeno credo questo. Quindi condividete quest'ultimo appello, tagliatelo, condividetelo, mandatelo al vostro zio, cugino, eccetera. E voglio chiudere con una metafora, una similitudine, perché sia giusto per cui è un po' simpatico. Vedete questa maglietta quanti buchi c'ha? Ecco. Non so se c'ha più buchi sta maglietta che fa schifo o la difesa della Roma che fa schifo.